Partiamo con la competenza e con l'entusiasmo che abbiamo raccolto in campagna elettorale. E partiamo da Transalpina, che è stato il simbolo della mia campagna elettorale, è stato il simbolo del mondo nuovo ed è giusto che sia la base di partenza. Enrico Gherghetta ha scelto la sua squadra. Vicepresidente e assessore all'ambiente, turismo e sicurezza, la riconfermata Mara Cernic. Allo sport, bilancio e personale, Sara Vito. E poi ai lavori pubblici, patrimonio e motorizzazione, Donatella Gironcoli. Assessore al lavoro, welfare, istruzione e pari opportunità, Bianca Della Pietra. E infine Federico Portelli, al referato della cultura, giovani e innovazione. Un esecutivo tutto al femminile, 4 donne e un uomo, a sostegno del riconfermato Gherghetta, da 8 a 5 assessori per ridurre i costi di gestione. Una nuova avventura per altri 5 anni di mandato con importanti sfide da affrontare e vincere. Comincia così il secondo mandato alla provincia di Gorizia. L'obiettivo principale, come sempre, è quello di vincere la crisi, e per vincere la crisi ci vuole più solidarietà, più green economy e più Europa. Queste sono le carte da giocare per il nostro paese e non solo per la nostra provincia. Se lo faremo, riusciremo a dare un futuro ai nostri giovani, altrimenti entreremo in difficoltà.